Va di certo ben oltre lo sport il significato di una manifestazione come le Universiadi, di cui abbiamo parlato fino a pochi minuti fa. Va di certo oltre la chiave sportiva il significato di un'altra manifestazione che si svolge nel nostro paese in un luogo simbolo negli ultimi mesi dell'accoglienza, dell'integrazione. Fino a domani in programma a Riace, siamo in Calabria naturalmente, come molti ascoltatori sapranno, i mondiali antirazzisti, torneo di calcio, sì, ma anche altre discipline coinvolte: pallavolo, basket, beach rugby, e impegnate squadre che vanno a rappresentare in prevalenza soprattutto il mondo dell'associazionismo, le cooperative sociali, i richiedenti asilo. Organizzare il tutto, tra gli altri, l'Unione Italiana Sport per Tutti, la WISP, che è presieduta da Vincenzo Manco. Buon pomeriggio. Voi e radioascoltatori, grazie. Buon pomeriggio Manco. Naturalmente andiamo a presentare a chi ci ascolta, chi magari ha avuto meno possibilità di sentir parlare di questo evento. C'è lo sport, ma come dicevamo c'è il tentativo di creare aggregazione in un luogo che fra l'altro è stato sotto i riflettori, prima in una chiave, poi nell'altra negli ultimi mesi. È stato un periodo complesso per Riace, questo non possiamo nasconderlo. Sì, abbiamo proprio chiesto di fare questa manifestazione in quella località, che tra l'altro è sicuramente assurda all'onore della cronaca, diciamo, negli ultimi tempi, ma che ha una lunga esperienza sul terreno dell'accoglienza che va dalla fine degli anni 90, diciamo, fino ai nostri giorni. Era il caso di farlo perché, insomma, noi siamo l'Unione Italiana Sport per Tutti, crediamo quindi fortemente nel grande valore sociale dello sport, di come lo sport possa costruire, semplicemente, diciamo, osservando i valori della Carta Olimpica, costituire un ponte, un elemento, diciamo, valoriale, educativo, che possa appunto dire che una convivenza tra diversi, le diversità arricchiscono, uniscono, e un mondo diverso è possibile attraverso la pratica sportiva. Noi lo facciamo portando quest'anno appunto a Riace i mondiali antirazzisti. E allora, senza dimenticare questo fondamentale messaggio, che ci sembra evidentemente la cosa più importante, rispetto all'aspetto sportivo, semplicemente sportivo, se così possiamo dire, domani ci saranno, domani mattina, gli appuntamenti cruciali, no? Si arriverà alla conclusione dei singoli tornei. Sono grosso modo le discipline a cui facevo riferimento prima. C'è il calcio, ma non soltanto. C'è il calcio, c'è la pallavolo, come giustamente veniva detto, c'è il basket, c'è il beach rugby. Siamo riusciti a costruire delle aree in quel territorio per poter svolgere appunto questi tornei. Abbiamo nella storia dei mondiali antirazzisti voluto, diciamo, mettere in piedi delle iniziative sportive, dei tornei sportivi che non seguono necessariamente le classiche regole di quegli sport, ma anzi le destrutturano e permettono appunto a tutti, anche a realtà che quotidianamente non praticano sport, come si diceva prima, le cooperative, associazioni di territorio, che hanno la possibilità in quel caso, a volte anche, di trovarsi su quello stesso, diciamo, territorio e costituire lì una squadra per poter partecipare. Questo è lo spirito vero, diciamo, dello sport sociale, dell'Unione Italiana Sport per Tutti, e di quello che vogliamo appunto dimostrare anche quest'anno nell'edizione di Riace. Un percorso che si andrà poi a completare, come dicevamo, domani con le finali, poi le premiazioni attorno all'ora di pranzo, e che è cominciato venerdì con il fischio simbolico iniziale. Però venerdì c'è stato anche un altro importante momento di aggregazione in serata presso l'anfiteatro di Riace. Lì c'erano tutti, c'erano le squadre, ed è stato anche un momento di dibattito, di discussione. Sì, perché nella storia dei mondiali antirazzisti, e questo devo dire che è anche un altro elemento significativo di come si possa concepire la pratica sportiva nel modo più genuino possibile, quindi del gioco e del divertimento, le squadre, tutte, diciamo, le realtà che aderiscono e che partecipano ai mondiali antirazzisti hanno sempre un momento nell'arco delle, diciamo, dei giorni dedicati ai mondiali antirazzisti in cui si incontrano e spesso e volentieri, in un'edizione per esempio recente è anche accaduto, decidono che nel momento in cui l'agonismo si sta alzando le finali si svolgono per esempio ai rigori e non in una, diciamo, facendo una partita normale, proprio per dare il segno che il motivo per cui ci si incontra è sì lo strumento della pratica sportiva, ma soprattutto per vivere momenti di socialità, per poter appunto parlare anche di problemi altri che spesso e volentieri riguardano la pratica sportiva, lo sport in genere, perché lo sport, come sempre viene detto, diciamo, nella sociologia che conosciamo, è lo specchio della società, e allora deve assumersi anche la responsabilità di un confronto, di socializzazione, di aggregazione, in questo caso anche di convivenza e di incontro fra diversi.
Tutto questo era incluso in un percorso che era stato ampiamente avviato, come sanno bene i nostri ascoltatori, proprio a Riace. Le chiederei, prima di salutarla, manco davvero in una battuta, ha avuto modo di incontrare in questi giorni, immagino, l'ex sindaco di Riace, ormai Mimmo Lucano, come l'ha trovato, per così dire, poi l'accoglienza in una città, che un comune che è stato molto, tantissimo sotto i riflettori, e questo naturalmente può essere letto in un modo o nell'altro, l'eccessiva attenzione dei media. In un minuto. Ma il sindaco Mimmo Lucano è sicuramente provato per l'esperienza che sta vivendo, ma è una persona, credo, che ha contezza di quello che ha costruito come esperienza in quel territorio, contezza anche eventualmente, diciamo, dei propri errori rispetto ai temi normativi, ma noi al di là, ecco, di questo abbiamo voluto, come dire, proprio dare un segnale, come dire, ecco, che la pratica sportiva davvero ha bisogno di costruire ponti, non muri, ha bisogno di costruire segnali di inclusione e di convivenza tra diversi. Lo sport è questo, e la WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, voleva assolutamente dimostrare questo con la sua presenza. E la partecipazione dei calabresi di Riace c'è stata, è stata soddisfacente, c'è stata un'apertura, immagino, spero almeno. Assolutamente, il sindaco, tra l'altro, attuale si è messo anche a disposizione, e qualche difficoltà era evidente come prima edizione, però, come dire, siamo sul riusciti nell'intento, e quindi domani le finali si svolgeranno come era previsto che si svolgessero. Vincenzo Manco, presidente nazionale della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, questi mondiali antirazzisti a Riace, grazie per averceli presentati qui su Radio 1, e a presto. Grazie a voi e buon lavoro.